Con questo gol di Scarafoni al 90esimo, il Bari dovrebbe o potrebbe aver vinto 3-2 contro un signor Monza l'ultima partita del campionato. Il condizionale d'obbligo, visto che negli ultimi 17 minuti si è giocato in condizioni di palese irregolarità. Tutto è successo quando almeno 3.000 giovani tifosi hanno invaso il campo e da allora alla fine si sono succeduti la bellezza di 3 gol. Con tutte le giustificazioni dell'euforia per il gran ritorno in A, sotto questo aspetto non è stato un finale edificante, come dice lo stesso direttore sportivo del Bari, Janic. Un eccesso di tifo non è mai giustificato. Tutti gli eccessi, anche gli eccessi di bontà, non sono giustificati, figuriamoci quando rompono l'immagine di una società semplice, seria, che si è sudata la promozione sul campo e non aveva bisogno sicuramente di questa forma di affetto, che è un affetto da scostumati. Mi rendo conto che le mie espressioni sicuramente non piaceranno a nessuno di quelli che erano tra gli scostumati. A me dispiace dire queste cose perché non è gradevole, ma è una constatazione che con amarezza ho fatto. Questo è un po' tutto il nesso della situazione odierna. Col Monza già salvo e il Bari già promosso, si pensava ad una partita senza storia, invece si è giocato calcio vero. Il Monza, giovane e intraprendente, è passato in vantaggio con Saini, protagonista di 2 tiri consecutivi molto ben centrati. Il Bari ha annaspato parecchio tra i suoi, più di uno aveva ormai la testa alle vacanze. L'arbitro ha visto Umani in area monzese e ha decretato il rigore che Monelli ha trasformato 1-1. Il secondo tempo non è stato granché per una mezz'ora. Sono usciti prima Di Gennaro, poi Maiellaro, rilevati da Fonte Scarafoni, ma il tono non è salito. Il ministro Lattanzo, in tribuna, un po' impaziente, giocherellava col galletto dato in omaggio agli ingressi, insieme a pompon, papillon e composizioni floreali biancorosse da Pierino Bagnardi e Teresa Antonacci, 2 super tifosi del Bari. Il bello però stava per arrivare, sono saltati i primi argini del servizio d'ordine, dalla curva nord, da quella sud, dai laterali, fiumi di giovani tifosi hanno invaso il campo, proprio mentre Terracenere portava il Bari in vantaggio. Per lui, al primo gol in biancorosso, un abbraccio collettivo inimmaginabile. Poi, di nuovo tutti al loro posto, tra le logiche proteste dei monzesi. In una insolita cornice si è andati avanti, il Monza a 2 minuti dal termine ha pareggiato con Fontanini, un bel gol salutato dagli applausi anche dei pacifici invasori di campo. Al 90esimo, altra scena incredibile, Scarafoni con perfetta deviazione ha insaccato il terzo pallone, altra invasione, altro abbraccio collettivo, giocatori denudati e quando è tornata la calma ci si è accorti che il Monza aveva in campo appena 4 giocatori, gli altri denudati si erano rifugiati negli spogliatoi. È cominciata la caccia ai monzesi e a nuove maglie, ma Tarrese in tribuna non appariva affatto contento dell'imprevisto. Poi, recuperato qualche lombardo, si sono giocati gli ultimi spiccioli di partite in 7-11, 3-2 risultato finale. Bari primo in classifica col Genoa, ma che ne penserà il giudice sportivo? Di apprezzabilissimo, per ora, c'è la sportività del Monza. Frosio, presenterete reclamo per quello che è avvenuto dalla mezz'ora in poi del secondo tempo? No, il Monza non presenterà nessun reclamo. Ad un certo momento pareva che la partita non potesse più riprendere, c'erano pochissimi giocatori del Monza in campo, perché? Ma perché quando parte del pubblico è entrata in campo, come solitamente accade a fine campionato, si cerca di avere qualche indumento dei giocatori e noi siamo rimasti con tanti giocatori senza, praticamente nudi, non dico nudi perché non è giusto, però con pochissima roba addosso, ed è evidente che non si poteva continuare in quella maniera. Abbiamo fatto di tutto per rientrare poi in campo con delle magliette di fortuna e abbiamo finito la partita al 90esimo.